udire, ascoltare, accogliere. Ma volevo fare questa riflessione con te, partendo dal brano del Vangelo dell'Annunciazione che ascoltiamo nella festa dell'Immacolata Concezione di questi giorni. Nel brano dell'Annunciazione si parla che l'angelo va da Maria e gli annuncia che avrebbe avuto un figlio. Maria ascolta veramente quello che Dio gli dice attraverso l'angelo e accoglie il bimbo, e accoglie il bimbo che si forma nel suo grembo e poi nascerà di lì a nove mesi. Beh, udire, ascoltare, accogliere. A me piace partire da udire, perché noi nella nostra vita udiamo tante cose. Apriamo un giornale e leggiamo notizie, accendiamo la televisione, udiamo fatti più o meno positivi, più o meno belli. Magari parliamo con le persone, udiamo tanti ragionamenti, tante cose. Il più delle cose le udiamo e come le abbiamo udite, le abbiamo dimenticate il secondo dopo. Oppure le abbiamo udite, però alla fin fine dico: ma cosa mi importa a me quella roba? Nulla, oppure non ci posso far nulla e finisce lì. Oppure sì, abbiamo udito anche una tragedia, ma non è che posso fare chissà che cosa per nessuno e quindi finisce tutto lì. Invece ascoltare è diverso, per esempio ascoltare una persona è diverso. Ascoltare una persona è rimuovere gli ostacoli che interrompono il dialogo, per esempio le mie distrazioni, il mio pensare ad altro, il mio ragionare per fatti miei. Ascoltare vuol dire immedesimarmi con quello che quell'altra persona mi dice. Ascoltarmi vuol dire entrare in empatia con lei. E quando l'ascolto è veramente profondo, veramente completo, diventa accogliere la cosa bella che la persona mi dice, oppure accogliere il dolore che mi manifesta, o accogliere la situazione che mi sta proponendo, accogliere. Ma questo vale anche quando noi ascoltiamo per esempio la parola di Dio, la possiamo udire con gli orecchi, certo, però poi dopo un po' è passato tutto. Cosa ha detto oggi il Vangelo? Ma non si sa, non mi ricordo. Può succedere, per carità, siamo tutti deboli, quindi certamente può succedere questo. Però ascoltare è diverso. Ascoltare è prestare attenzione, ascoltare è domandarsi cosa quella pagina mi dice. Quindi udire, ascoltare, fino ad accogliere il messaggio che quella pagina del Vangelo mi dice. Ma udire, ascoltare e accogliere è anche questa nostra preparazione in vista del Natale. Certo, stiamo udendo, vedendo che ci sarà il Natale fra pochi giorni. Certo, udiamo che questo Natale sarà diverso perché non possiamo fare la messa a mezzanotte, questo Natale sarà diverso perché non possiamo viaggiare, andare a trovare chissà chi. Udiamo tante cose, tanti fatti, tante problematiche anche, però non basta udire. Bisogna ascoltare il messaggio che Gesù mi propone. Certo, ascoltarlo col profondo del mio cuore, fino ad accogliere quel bambino che vuol diventare importante per me. Udire, ascoltare, accogliere. Viene da dire, udire uso le orecchie per udire. Per ascoltare uso certo anche le orecchie, ma tanti altri sensi. Accogliere uso soprattutto il cuore. Ecco, da Maria che ha ascoltato ed ha accolto Gesù, certamente è bello imparare anche noi, passare dall'udire all'ascoltare e all'accogliere. Udire, ascoltare, accogliere l'altro, udire, ascoltare, accogliere il Signore. Grazie se hai seguito questa breve riflessione, grazie a te, buone feste, iscriviti al canale se hai piacere, arrivederci.